Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un nuovo progettino fai da te dedicato al Natale. Questo progettino fai da te è una decorazione natalizia per la casa, quindi si può utilizzare per decorare la casa, si può realizzare come idea regalo, si può utilizzare come centrotavola per le festività natalizie. Io invece lo utilizzerò come candele per l'Avvento. Io non so se anche voi avete questa tradizione, ma noi ogni settimana prima di Natale, per 4 settimane, andiamo ad accendere una candela ed è questo appunto l'utilizzo che farò io di questo progettino fai da te, però voi appunto potete utilizzarlo nel modo che preferite. Per il progetto di oggi, quindi, andrò ad utilizzare un vaso di vetro di queste dimensioni, è abbastanza grande. Poi mi serviranno anche queste candele, qui e sono all'interno di un bicchierino, quindi non ho preso quelle sciolte, ma ho scelto di utilizzare quelle all'interno al vasetto di vetro per comodità, perché penso, di poterle poi riempire, insomma, una volta terminate. Questa è una decorazione natalizia. Per ultimo vado a riciclare della sabbia bianca o dei sassolini bianchi. Questi li avevo già in casa, ma potete sostituirli facilmente con del sale grosso e questi, mi serviranno per creare semplicemente la base del mio vaso. E niente, direi di passare al tutorial, quindi sposto la videocamera e ci mettiamo al lavoro. Dunque, passaggio numero 1 verso la sabbia. Sul fondo del vaso vado a rimuovere da questa decorazione le decorazioni che effettivamente mi servono. Ho rimosso dalla coroncina tutte le decorazioni di cui ho bisogno, quindi riprendo il mio vaso e incomincio a riempirlo con tutte le mie cosine. E voilà, questo è il risultato finito. Direi di concludere con un semplice nastrino decorativo attorno al bordo. E niente, con questo è tutto. Io aspetto sempre di sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Fatemi sapere come utilizzereste voi questa decorazione. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!